premio efficienza, la mensa, rimborso viaggi, scatti d'anzianità e i rolle. E ancora stanno a discutere. Non c'è un accordo, non c'è niente. Punto e partenza, com'era rimasto? Si è conclusa con un nulla di fatto l'assemblea tra sindacati e dipendenti della Cantarelli. L'accordo, che sembrava prossimo, è invece sfumato nell'arco di una notte. Le due parti si erano infatti incontrate nello studio legale Gatteschi per fare il punto della situazione sul futuro della nota azienda aretina. La proposta iniziale riguardava il riassorbimento di 150 dipendenti all'interno della NewCo, esteso poi a 200 unità grazie alle pressioni dei sindacati. Le condizioni di Cantarelli invece prevedevano l'utilizzo di ammortizzatori sociali per mantenere alto il tasso di occupazione dei lavoratori e non sforare i costi di partenza della nuova società che avrà sede a Terontola. Avevamo raggiunto un punto d'intesa che avremmo dovuto portare alla vaglio e all'approvazione dei lavoratori. C'erano dei sacrifici molto pesanti in questo accordo, in questa proposta che ci faceva l'azienda, e oggi purtroppo diciamo che a mezzogiorno è cambiata un po' tutta la situazione, perché ci è arrivata un'email dei suoi avvocati in cui cambiavano alcuni termini di quei punti che avevamo fissati ieri, li cambiavano in maniera molto peggiorativa per i lavoratori, e quindi di fatto non c'è nulla, dobbiamo ripartire da capo. Domani c'è le ultime 4 ore d'astensione, quindi dal lavoro, e da lì si cercherà di riaprire il tavolo. Ad oggi il tavolo non c'è perché per l'azienda oggi era l'ultima proposta da presentare ai lavoratori. Che atmosfera si respira dentro la Cantarelli? Molto pesante, molto difficile, e con un rapporto in questo momento di difficoltà anche con la proprietà, perché nel momento in cui viene rimesso in discussione o cambiato un qualcosa che era stato argomentato il giorno precedente in un incontro molto difficile, la credibilità si pone come elemento fondamentale per il proseguimento. Noi andremo incontro a lui, ma anche lui deve venire incontro a noi. Purtroppo, cioè, deve sopravvivere lui, ma anche noi.